La presidente del comitato provinciale di Federciclismo aveva avuto un grande problema personale ed era quindi mancata la gestione dei volontari. Oltre a rinnovare ovviamente la mia solidarietà alla presidente Barbara Barbieri di Federciclismo provinciale, aggiungo a titolo personale che mi sono assunto di fronte agli atleti e mi assumo di fronte ai piacentini la responsabilità di aver dato per scontato un passaggio di comunicazione tra Federciclismo e gli organizzatori della gara, ai quali tuttavia, mi tocca precisarlo, a scanso di equivoci, è in capo per l'appunto l'organizzazione dell'evento sportivo in tutti i suoi aspetti. Abbiamo tentato di attivare soluzioni alternative per garantire gli standard minimi di sicurezza lungo il percorso. Si è proceduto quindi a escludere una parte del percorso e a transenare in entrambi i sensi di marcia il traffico di via 4 novembre, con la polizia locale che era stata attivata chiamando tutte le pattuglie disponibili e insieme anche alla direzione di gara. Direzione di gara che ha quindi effettuato un ulteriore sopralluogo sul percorso e ha ritenuto che non fossero garantiti gli standard di sicurezza, in quanto gli accessi transenati non erano presidiati dai volontari e ha deciso di annullare la partenza. A quel punto, con mio grande rammarico, abbiamo comunicato la decisione agli atleti, una decisione sicuramente dolorosa, ma con l'obiettivo di garantire e di non sfidare il fatto in merito alla sicurezza.